Buonasera e bentrovati a una nuova puntata di RTTR Volley. Questa settimana in via del tutto eccezionale andiamo in onda di martedì sera, perché i tifosi lo sanno bene, ieri lunedì si è giocata gara 4 di semifinale scudetto, una partita vinta dalla DHL sulla Diatec, una partita che ha segnato il passaggio in finale agli uomini di Angelo Lorenzetti, più freddi, più cinici ma soprattutto anche più fortunati, perché non avevano da fare i conti con tutti gli infortuni a cui invece ha dovuto sopperire mister Radostin Stoichev. Una partita terminata con il punteggio di 3-7-1 per Modena, peccato perché Trento aveva cominciato veramente bene, sostenuta dal tifo caldissimo dei 4.000 che hanno affollato un Palatrento sold out. E allora al via di questa trasmissione andiamo subito a rivivere gara 4 nel prossimo servizio. Non sono serviti 4.000 del Palatrento a dare una marcia in più alla squadra di Radostin Stoichev, che ha ceduto sotto il passo decisamente più veloce di Modena per 3-7-1. Dunque i canarini vanno in finale, si aggiudicano gara 4 della serie dopo che Trento aveva cercato di riaprirla proprio in casa loro giovedì scorso andando ad imporsi al Palapanini. Dunque sarà Modena-Perugia questa serie di finale per questo 71esimo campionato di pallavolo maschile. Gara 4, dicevamo, che ha visto Casischi e compagni lottare su ogni pallone, soprattutto all'inizio cercando di costruire un divario decisivo, e forse proprio quel primo set ha influito su quanto fatto poi nel proseguo della partita, perché nel primo set erano avanti per 21-17, poi rimontati da Modena che è andata a imporsi i vantaggi per 27-25. Secondo set bravi Giannelli e compagni comunque a riuscire a chiudere al 21, ma poi Modena ha preso le distanze andando a imporsi rispettivamente al 20 e al 19. Tanta la delusione per una squadra che ha saputo reinventarsi fino all'ultimo. Anche in gara 4 Matej Casischi ha giocato nel ruolo di opposto, andando a sopperire agli infortuni di Djuric e di Nelli, con Urnaut e Antonov in posto 4 e spazio anche a sprazzi per capitan Filippo Lanza. Siamo partiti molto bene e il primo set è stato decisivo, quel break che ci hanno fatto, ne avevamo tanti punti di vantaggio, non siamo riusciti a chiudere. Poi secondo me noi siamo calati un po' in battuta, abbiamo fatto pochi danni e di conseguenza il loro cambio palla è andato a 1000, quando Bruninho palla in testa è molto difficile per tutti. Niente, secondo me la differenza è stata lì, perché poi mentre il loro cambio palla andava a 1000 il nostro insomma non andava così bene, secondo me la differenza è stata tutta lì. E allora, prima ancora della delusione dei trentini, andiamo a sentire la gioia dell'MVP di partita Luca Vettori e poi della presidente della DHL Modena Katia Pedrini. Grande prova questa sera, siete riusciti a ribaltare un set che sembrava già di Trento e poi da lì avete avuto tutto più facile. Sì, è stata un po' strana perché noi ci eravamo detti che avremmo provato a vincere il primo set e ci siamo trovati un po' traumatizzati da questo avvio davvero un po' scomodo, ma alla fine ce l'abbiamo spuntata. È stato davvero bello e forse è stata un po' la miccia che ha fatto innescare la gara. Voi state bene adesso, anche Petri ce l'abbiamo visto in forma, come affrontate questa serie di finale a livello fisico? Ma direi che siamo in 13 super in forma, scongiurando ogni cosa e comunque siamo arrivati al nostro obiettivo stagionale, che era quello di cercare appunto la finale scudetto, e ora si apre un'altra battaglia già a partire da domenica, ma direi che stasera ci concentriamo sull'oggi. Modena aveva una marcia in più, avete portato un dispiacere in casa di Trento. Ma guardate, tutte le volte che noi incontriamo Trento comunque viviamo un timore, perché comunque lo storico parla chiaro. Quest'anno Trento ha fatto un'operazione magnifica perché ha ringiovanito e rinnovato completamente la squadra, rimanendo sul piano tecnico un avversario temibile per tutti. Io veramente ho guardato con grande attenzione la Final Four di Champions e la squadra che era in campo oggi non era quella. Noi oggi siamo stati un po' più bravi, ma insomma sono sempre pochi punti che decidono le gare fra noi e Trento, pochi punti e poche palle. Quando poi comunque c'è un allenatore come Rado, secondo me c'è da tremare. Adesso c'è Perugia, una squadra che nessuno si aspettava e che invece ha fatto un gran cammino.
Beh, sì, diciamo che la previsione ragionevole almeno per me era Macerata-Trento, poi in qualche modo il fatto che siano Modena e Perugia forse è una cosa buona per il movimento, nel senso che se ci sono più società, diciamo, che partecipano a dividersi i trofei e non sempre solo quelle, forse lo spettacolo e il movimento ne guadagna. Ecco, questo Perugia insomma sta dimostrando anche dal punto di vista del pubblico di fare degli interventi importanti. Modena storicamente il pubblico ce l'ha, diciamo che in questo caso noi abbiamo solo il vantaggio di il vantaggio di giocare la prima in casa, questo sì. Restiamo focalizzati su gara 4 perché c'è l'analisi di mister Radostin Stoichev. Cosa non ha funzionato? Sicuramente determinante è stato quel primo set che Trento stava conducendo addirittura anche di 6 lunghezze e che poi è andata a perdere ai vantaggi 27-25 per Modena, che poi è riuscita a imporsi 3-1. Andiamo a sentire Radostin Stoichev. L'analisi tecnico è abbastanza semplice. Il primo set da 21-17 con 5 muri nostri nel primo set non siamo riusciti a chiuderlo. Perso questo set la partita è diventata diversa. Se vincevamo il primo set forse avevamo più energia positiva, così abbiamo avuto la forza solo a combattere un altro set. Però la verità è molto semplice, non abbiamo avuto neanche possibilità fisica e mentale di lottare fino all'ultimo. Tanta delusione e un po' di rabbia negli occhi dei giocatori al termine di gara 4, ma è comunque una stagione da incorniciare quella della Trentino Diatec, perché questi ragazzi, che sono la squadra più giovane della storia della Trentino Volley, hanno lottato ai massimi livelli, hanno lottato per tutte le competizioni più importanti. Abbiamo ancora negli occhi una Final Four di Cracovia, purtroppo persa per 2 punti, ma lottata alla pari con uno squadrone come lo Zenit Kazan. Noi abbiamo fatto un giro nel campo al termine di gara 4 per raccogliere quelli che sono i commenti su un'intera stagione da parte di alcuni dei protagonisti di questa annata 2015-2016 in maglia Diatec. Non potevamo non partire dal capitano di questa squadra, Filippo Lanza. Purtroppo questo finale è giocato poco. Com'è andata? Partiamo da oggi, da questa sera, da questa grande delusione. Sicuramente il rammarico del primo set, che avevamo praticamente gestito completamente. Abbiamo iniziato bene, forte, loro erano in difficoltà. Se fossimo riusciti, mi tocca usare, se fossimo riusciti a far bene, insomma, cambiava la storia. Andavamo sotto 1-0, poi 2-0, insomma, era un'altra storia. Loro hanno preso fiducia, hanno capito che non dovevano mollare e l'hanno fatto in tutti i frangenti. Merito a loro veramente, che hanno giocato un'ottima pallavolo. Comunque una stagione positiva, siamo arrivati vicini a tutto. Sì, io stasera faccio un po' fatica, però domani sicuramente farò tesoro di questa stagione, perché comunque ci ha insegnato tanto. Abbiamo sofferto molto, però gioito di tante finali giocate. Penso che nonostante il campionato difficile che non ci ha permesso di recuperare bene da certi infortuni, possiamo ritenerci abbastanza soddisfatti di una stagione complicata. Cos'è mancato secondo te a questa squadra, che è arrivata lì a tutto e poi per 2 punti, per un set, a volte per pochissimo? Un po' di esperienza forse, siete dei più giovani, lo abbiamo sempre detto. Sì, ma nascondersi dietro alla gioventù è un po', insomma, da troppo giovani. Adesso ormai siamo giocatori esperti, ormai in 2 anni abbiamo giocato 6 finali e ne abbiamo perse 5, quindi insomma bisogna tirar fuori un po' quel carattere in più e costruirselo, perché non sono tante le occasioni e bisogna saperle sfruttare bene, secondo me. Tu, guardando al più immediato futuro, c'è Rio davanti, vedrai di rimetterti al meglio, immaginiamo. Sì, spero che davanti a me adesso ci siano 10 giorni di pausa, perché faccio un po' fatica anch'io, dobbiamo un po' riposare, staccare anche noi la spina. Però c'è Rio, sì, c'è la World League, ci sono tante emozioni da vivere ancora e penso che l'Italia, adesso parliamo di Italia, vivrà un'estate magica.
Daniele, so che è difficile in questo momento fare un bilancio un po' più complessivo di quella che comunque è stata una stagione che vi ha visti arrivare lì lì a quasi tanti bei risultati. Sì, purtroppo è sempre quel quasi che ci ha sempre un po' fregato. Noi abbiamo dato tutto e purtroppo in ogni manifestazione c'era sempre qualcuno che ci metteva i bastoni tra le ruote e siamo arrivati alla fine veramente distrutti. Cioè, già arrivare a gara 4 con Modena secondo me è stato tanto per le condizioni in cui siamo arrivati qua. E non avevamo più un opposto di ruolo da schierare, abbiamo messo Matei che okay, è un grande giocatore però fa la banda e abbiamo anche quelli che giocavano, cioè non lo sapevate, però alla fine anche loro erano tutti acciaccati, mezzi rotti, quindi dispiace, fossimo arrivati in condizioni migliori saremmo probabilmente andati avanti, però così siamo arrivati e così abbiamo finito. Qual è la sconfitta che brucia di più? Beh, l'ultima è logico, è l'ultima quella che ci manda a casa e... Forse quella in casa Trento gara 2, perché perdere 3-2, andare sotto 2-0 è stata secondo me una sconfitta pesante per la serie. Tu come hai vissuto questa stagione a livello personale? A livello personale sicuramente ho giocato di più di quello che mi aspettassi, speravo di poter vincere un titolo almeno quest'anno, visto che gli anni scorsi, anzi l'anno scorso ultimi, però neanche quest'anno non è arrivato, sarà per l'anno prossimo. Ti senti arricchito comunque anche a livello mentale con tutte le esperienze che hai vissuto, una Final Four di Champions League, tante belle cose. Sì, mi sento arricchito dal punto di vista tecnico e anche onestamente di esperienza. Sono entrati in molti punti decisivi di tornei e di match importanti, quindi credo che la mia esperienza ne abbia giovato, sicuramente. Sei tornato per dare il tuo apporto fondamentale a questa squadra, sei soddisfatto comunque di quanto visto fin qui? Ovviamente adesso è un momento brutto per chiedertelo. Beh, ovviamente dopo questa partita non posso essere soddisfatto, comunque sì, ho cercato di dare il mio meglio anche nel ruolo a cui non mi sono trovato da un sacco di tempo, quindi non era tanto facile, ma cioè, ho cercato di dare, come ho detto, quello che potevo, non è bastato, mi dispiace, ma comunque abbiamo giocato, abbiamo lottato, avevamo avuto i nostri chance, non siamo riusciti a sfruttarli al massimo, ma abbiamo giocato contro una squadra che ha giocato bene contro di noi, quindi giustamente hanno vinto. Meriti di Modena, non tanto dei meriti vostri, anche perché avete dovuto fare i conti con un'infermeria veramente sempre affollatissima. Sì, questo è stato un grande problema durante tutta la serie di playoff. Da quando sono rientrato cioè non siamo mai riusciti ad avere un sestetto pieno, nel senso anche la panchina. C'era sempre qualcuno forte anche durante gli allenamenti, quindi situazione non proprio facile. Oltre ad essere tornato e a dare il tuo contributo, sei anche finito a fare l'opposto. Come ti sei trovato in questo ruolo? Così così, diciamo la prima partita benissimo perché mi è andato tutto bene. Oggi un po' di meno, però ecco, è un ruolo abbastanza semplice da giocare, ma ci vuole il suo tempo per apprenderlo. Adesso che cosa farai tu? Tornerai in Giappone? Torno in Giappone a giocare la ultima Coppa dell'Imperatore che comincia fra meno di una settimana. Quindi sempre sul campo da gioco? Sì, non mi fermo. Non possiamo chiederti se ti rivedremo a Trento? In che senso? Come giocatore? Sì. Questo non si sa ancora, vediamo, è da decidere. Intanto grazie e in bocca al lupo. Grazie. Tra i più combattivi questa sera, Oleg, ci avete messo tutta, a perdere quel primo set vi ha veramente spiazzato. Sì, diciamo che il primo set è stato quello che ci ha compromesso più di tutti, secondo me. Eravamo molto in vantaggio e dopo ci hanno recuperato, ho fatto qualche errore noi e niente, adesso anche sono stati molto bravi secondo me dopo a recuperare il secondo set, nonostante come abbiamo perso il primo. E poi secondo me se dai anche queste chance diciamo a Modena loro ne approfittano e queste cose qua non si può fare contro una squadra così forte. Se dovessi fare un bilancio, dare un voto a questa stagione con la Trentino Volley, che voto gli daresti? Non lo so, è difficile adesso a testa calda così, io darei un 9 forse perché comunque sono stati molto molto bravi e nonostante, ecco, non 10 perché abbiamo sprecato magari qualche occasione sia nella Champions League che, insomma appena adesso e anche contro Modena qualche partita in campionato, insomma, però secondo me è una stagione molto valida, abbiamo dato il massimo tutti quanti e penso che siamo cresciuti molto come il gruppo. Non era facile tra gli impegni della Champions League, campionato molto, molto stretto, quindi
anche gli infortuni, è stata una stagione molto dura, quindi noi siamo stati veramente bravi bravi a reagire a questa cosa. La tua stagione, la lode te la diamo noi per la bella bambina, e per quanto riguarda il gioco invece che voto ti dai? Ma guarda, io quest'anno penso nella sfiga magari degli infortuni, sono stato fortunato a giocare una buona parte della stagione, quindi comunque per me personalmente sono contento, e ho dato una buona mano alla squadra, e mi sono anche divertito, i compagni mi hanno accolto bene in campo, e comunque ci sono tanti della panchina che hanno avuto modo di girare dentro il campo e sono stati molto, molto bravi. La sconfitta più cocente, se riusciamo a escludere quella di adesso che fa più male ovviamente, forse la finale di Champions League? Sì, mi ha lasciato tanto rammarico, qualche notte insonne, perché insomma secondo me siamo stati molto bravi, comunque 2-0 contro Kazan, ma allo stesso tempo abbiamo sprecato un'occasione secondo me che non lo so, forse mai più ci capiterà magari nella vita, no? Però già contro Belgorod abbiamo vinto, arrivare fino in Final Four, vincere contro Macerata 3-0 e arrivare a mettere in difficoltà Kazan con i giocatori, col budget che c'ha, secondo me sono stati veramente tanto di cappello, come si dice, no? Così. Siamo a fare un bilancio anche con te, Sebastian. Questa sera Modena ha vinto quel primo set e poi è riuscita a imporsi anche a livello mentale. Sì, certo, quel primo set che eravamo in un vantaggio grandissimo, non so cosa è successo, ma abbiamo perso punto per punto. Magari cambiava tanto vincere quel set. Loro sono cresciuti tanto, abbiamo fatto abbastanza fatica. Diciamo che non è sicuramente un set che condiziona un'intera serie. Modena è stata più forte anche in infermeria, possiamo dirlo, perché voi avete giocato con un Matei fortissimo indubbiamente, ma non è un opposto. Sì, possiamo dire tante cose adesso, ma sì, magari ci hanno avuto il tempo da allenarsi, da tante cose, ma facciamo i complimenti che sono stati bravi. Mi dispiace tanto che abbiamo perso, ma dobbiamo fare i complimenti che hanno fatto una bella pallavolo. È una stagione in cui comunque siete riusciti ad arrivare fino in fondo a tutte le più importanti manifestazioni, abbiamo ancora negli occhi la Final Four di Champions League. Sì, purtroppo non siamo riusciti a vincere una di queste finali, siamo stati sempre lì vicini, abbiamo perso da qualche punto, cioè abbiamo avuto un po' di sfiga, come dire, perché siamo arrivati sempre lì in fondo, come hai detto, ma ci è mancato qualcosina in più. Cos'era quel qualcosina secondo te, se dovessi fare un bilancio un po' di questa stagione, cosa vi è mancato? Non lo so, sinceramente abbiamo avuto tanti giocatori fermi, non siamo riusciti mai a allenarci tutti insieme. Non è una scusa, forse ci ha portato lì un po' di difficoltà. Poi, nonostante quello, come ho detto, siamo arrivati sempre alla fine. Tu come ti senti dopo questa stagione? Ti senti cresciuto? Anche dalle sconfitte si impara molto spesso. Sì, sì, dicono che si impara dalle sconfitte. Io mi sento bene, individualmente mi sento bene, credo che ho cresciuto tantissimo. Non mi sento contento perché abbiamo perso, come ho detto, ci è mancato dare un titolo alla società, mi dispiace solo quello. Lo vediamo ancora purtroppo senza la sua divisa, ancora una volta dalla tribuna. Gabriele, è brutto finire così una stagione. Sì, dopo un anno che ti impegni e fai tanti, tanti lavori, tanti sacrifici, finire la stagione così è un peccato, però fa parte del gioco, gli infortuni fanno parte di noi e da curarli e tornare in campo più forti di prima. Se dovessi fare un bilancio, so che è il momento sbagliato dopo questa brutta sconfitta, però un bilancio di tutta questa stagione in maglia Trentino Volley. Abbiamo lavorato bene, siamo peccato per il risultato di oggi, potevamo fare molto meglio. Provare a giocare in gara 5, peccato, non siamo riusciti, però siamo contenti, abbiamo fatto una grande stagione e adesso pensare avanti. A livello personale, a parte questo finale sfortunato, hai potuto anche far vedere belle cose. Sì, io quando sono stato chiamato in causa ho cercato sempre di dare il massimo e quello che ho dato mi ha fatto crescere e adesso pensare subito al futuro.
Adesso che cosa farà Gabriele Nelli nei prossimi giorni? Adesso qua, stare qua e riprendermi al 100% per tutto e per il continuo della stagione prossima. Li abbiamo visti gioire, li abbiamo visti disperarsi, li abbiamo visti arrabbiarsi, litigare con le tifoserie avversarie. Il nostro applauso a fine stagione va anche a loro, ai tifosi, ai supporter, alla curva Gislimberti, a quanti hanno vissuto assieme alla squadra questa annata che si è conclusa purtroppo tra l'esultanza dei gialli di Modena. Loro comunque sono orgogliosi di questa squadra, giustamente, e in finale tiferanno Perugia. Andiamo a sentire alcuni dei tifosi di Trento. Delusione stasera? Modena ha giocato meglio per quello, però insomma ci speravamo almeno andare a Modena e almeno poterci giocare a Modena, poi Modena magari tornavamo a casa, però perdere così è un po' peccato per il pubblico, è stato uno spettacolo, come pubblico abbiamo vinto noi, però fa male, ma Modena merita. Poi io dico spero che vinca Perugia, però ormai è andata così. Comunque forza Trento sempre e speriamo che l'anno prossimo siamo ancora competitivi da giocarsi, no, la Champions non si può, però da giocare per il titolo almeno. C'è un po' di delusione? Un pochino sì, di sicuro, però adesso come adesso tifiamo Perugia, non vogliamo sapere niente di Modena. Per quanto riguarda tutta la stagione invece di Trento? No, bravi, bravissimi tutti quanti, è una bella squadra. E mi dispiace per Stoico che era molto deluso, molto triste, quello sì, però è così. Com'è stare seduto al posto dei campioni? Molto bello, un po' grandi le poltrone, insomma, però tutto bene. Com'è l'umore stasera? È un po' triste, andiamo a mangiare una pizza per tirarci su adesso. La stagione però ci ha visti lottare per tutti i titoli più importanti. Infatti, devo dire che hanno tenuto fino in fondo, un po' di sfortuna però... Anno prossimo di nuovo in cima. Ci credevate? Erano forti loro, un po' imbattibili. In Gappetto quando è così non si può fermare. Un giudizio a tutta la stagione della squadra? Sicuramente positiva. Hanno ricostruito tutto da capo, hanno fatto quasi dei miracoli, però è andata così. Ma tanti anni che seguo questa squadra, hanno dato tutto quello che potevano dare, sono stati bravissimi, però merito a Modena che se la sono guadagnata. Ahimè, volevamo arrivare in gara 5 ma non ce l'abbiamo fatta. Una stagione comunque che ci ha visti lottare per tutti i titoli più importanti. Sì, siamo stati sfortunati nel finale con tutti questi infortuni e quindi vabbè, ci abbiamo provato, sono stati bravissimi i ragazzi e mi è andata così. Io ci credevo fino alla fine come ogni tifoso qui dentro, credo. Avete fatto una bellissima coreografia oggi. Grazie agli ultras che hanno già preparato tutto fin dall'inizio, non lo so. Com'è stata questa stagione in generale? Ti sei divertita a vedere Trento? Sì, cioè Trento è sempre una grande squadra che dà sempre il massimo in ogni partita e oggi ci hanno creduto fino alla fine, ma evidentemente abbiamo dato tutto, ma Modena hanno fatto anche loro una grande partita. Chi speri vinca lo scudetto? Eh? Chi speri vinca lo scudetto? Perugia fino alla fine. Partiamo da una stagione di Trento che comunque... Trento è stata meravigliosa, dobbiamo solo ringraziare. E poi dobbiamo dire che con tutti gli infortuni non è che si poteva pretendere molto di più, anche se Modena è forte. È forte però è un po' si fa voler male, perché ultimamente hanno un po' esagerato sugli atteggiamenti giocatori. Giocatori o tifosi? Giocatori anche tifosi, perché i tifosi stanno diventando come quelli del Cuneo. Quindi per chi tifiamo... Quindi tutta la vita Perugia, anche se sarà difficile, però Perugia e Modena non sarà mai nei nostri cuori. No. Se lo vince Birarelli un pochino arriva a Trento. Un pochino arriva a Trento e sempre forza Birarelli, perché ci manca. Ti chiamo Perugia, grande Bira, sei tutti noi. Perdere dispiace sempre, ce la siamo giocata, nessuno si aspettava che arrivassimo fino qua e va benissimo così, sempre solo forza Trento.
E mentre le luci si spengono sul Palatrento, il mondo flex viene smontato per lasciare spazio al parquet, mentre si chiude questa stagione per la Trentino Diatec. Noi facciamo un tuffo nel più recente passato, vi riportiamo alla Final Four di Champions League a Cracovia per rivivere alcune delle emozioni più grandi che la squadra e i tifosi in viaggio a seguito dei giocatori hanno vissuto in questi due giorni di grande spettacolo, di grande pallavolo. We'll be right back.
tutti i tifosi trentini in piedi. Stankovic, la ricezione questa volta di Oleg Antonov, l'attacco ancora per il numero 4 della Diatec, non ci arriva la ricezione della Lube, 25-18. La finale si gioca tra i russi dello Zenit Kazan e i trentini della Diatec. E ringrazio ancora una volta Claudio Zancan, mio compagno di avventure in quel di Cracovia, Claudio che ha girato e montato le immagini che avete appena visto. Ringrazio anche Franco Licitra, il nostro regista, assieme ad Angelo Agostini e Giorgio Eccel per le riprese in studio. Questa puntata di RTTR Volley termina qui, ci rivediamo lunedì prossimo, torniamo al nostro consueto appuntamento per l'ultima puntata di questa stagione per fare veramente un bilancio conclusivo di questo 2015-2016 insieme alla Trentino Volley. Grazie per averci seguito. Seguite e buona settimana a tutti.